Signori all'ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey. Sei pronto? A tavola! Ho firmato con la Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Così mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina. Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Maradona è buddista, pure tu muovi è buddista. Guarda che a me non mi converti, Il nostro mondiale comincia ora. Se ogni volta che tocco la palla io la devo dar via di prima, come faccio a fare, non so, un dribbling? Pensi solo a te stesso, non fai gruppo. Ma forse è di te che mi trattavi sempre peggio degli altri, invece di credere in me una volta. La cosa importante che devi capire è che dipende tutto da te. Se mi vuoi bene, ammazzami. Non devi dire neanche per scherzo queste robe. Neanche per scherzo. Più di 20 anni in un pallone. Più di 20 anni. Tutti siamo così tanto. Mi hai fatto vedere che sei umano. Puoi scoprire che la. Sei te che determini la tua esistenza. Quindi adesso te ti alzi. L'uomo dietro il campione. Allora, che vuoi che ti dica, che ti porto al mondiale? Giovanni, questo è l'ultimo mondiale per Rob. Ha bisogno di noi, ha bisogno della sua famiglia. Cambiare, lì a cercarsi un po'. Che siamo contenti. Di cosa? Che giochi con noi, ancora non ci vediamo. Tutti passano la palla a Baggio e te fai gol. Guarda che sei te che devi credere in te stesso. Buonasera e benvenuti all'evento che tutti gli appassionati di calcio, ma ovviamente anche tutti gli appassionati di belle storie, attendono ormai da mesi, da quando Netflix ha annunciato l'uscita del film Il Divincodino, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 26 maggio. So che ci sono promemorie e countdown in tutta Italia. Ecco, state tranquilli, il tempo è quasi finito, ci godiamo ancora una piccola attesa stasera. Questa serata sarà piena di emozioni, di anticipazioni sul film, di interviste, di musica, di calcio freestyle, e si concluderà con un regalo. Diodato verrà a esibirsi proprio qui e ci regalerà una performance in versione acustica molto speciale della sua L'uomo dietro il campione, la canzone che ha composto, che ha scritto proprio per il film. Però lo sappiamo, c'è un motivo in particolare per cui siamo tutti qui, ed è lui, è il protagonista di questo film, è la storia che stiamo per raccontare. Ce ne sono tanti di sportivi che possiamo ricordare nella storia del calcio italiano, sono tutti eccezionali, ma solo alcuni hanno saputo essere un numero 10 nel campo e fuori dal campo. Nel suo nome si condensano coraggio, tenacia, estro, creatività, una grande umanità, spiritualità, insomma è veramente molte molte cose e cercheremo di raccontarvele tutte. Con 726 partite ufficiali, 323 gol e un pallone d'oro nel 1993, signore e signori, Roberto Baggio. Benvenuto. Grazie. Sono molto emozionata. Grazie. Credo sia il momento in cui mio padre è più fiero di me in tutta la mia vita. Mi sono laureata 76 volte, ho fatto prime serate, è tutto scomparso di fronte a questo momento. No, grazie. Sarà orgoglioso per tante altre cose di sicuro, dai. Senti, sta per uscire questo film. Sì. Com'è l'attesa per te? Insomma, abbastanza emozionante, no? Ovviamente non succede spesso, per cui immagini da sola cosa voglia dire, no? Tante tensioni, tante domande, ovviamente sorgono naturali, insomma. Sai che non lo immagino da sola, come voglia dire, perché c'è un esercito di gente che sta aspettando questo film. Ti faccio vedere un po' di commenti che abbiamo salvato tra quelli che hanno scritto sotto il trailer del Divincodino. Ce ne sono di vari. Devo dire, la mia preferita è: non sto piangendo, mi è solo entrato un Divincodino nell'occhio. C'è grande emozione. Wow, grazie a tutte queste persone.
Poi te li mandiamo tutti, guarda, grazie. Te li puoi andare a guardare. Cosa hai pensato quando ti hanno detto che avrebbero fatto un film sulla tua vita? Ma devo dire la verità, io non volevo farlo, perché quando discutevamo di questo dicevo ma no, alla fine cosa vuoi che interessi la mia storia alla gente, no? E per cui, no, veramente, è stato poi grazie alla spinta di Vittorio, il mio manager, e anche di mia moglie, della mia famiglia, perché ero prigioniero anch'io della timidezza, no, quando me l'hanno proposta, per cui mi sentivo, tra virgolette, inutile per una cosa così bella, così grande. Ma la tua è una storia incredibile, tu sei uno da divano e film, cioè nel senso, ti è mai capitato di guardare una storia così spettacolare di altri e pensare... Magari Beh, ho visto tante storie belle, ma sai, pensi sempre che quelle degli altri abbiano più valore, no? Tu stai a casa, così. Orto, trattore, ormai stai bene così. Sì, dai, io per fortuna vivo una vita molto, molto semplice, fatta di piccole cose, però e forse è così, è la mia natura che mi porta a questo. Ecco, per esempio, Roberto Baggio adesso che fa la domenica? Ti viene un po' quell'angoscia domenicale che ci viene a tutti? No? No, vivo molto serenamente tutto quello che mi succede intorno, perché voglio dire, oggi se uno prende le cose troppo sul serio finisce male, no? Vediamo da cosa siamo travolti quotidianamente, per cui forse anche è un fatto proprio di protezione che uso, no? Starmene un po' tranquillo. Senti, la tua storia è stata interpretata da Andrea Arcangeli, è stata scritta e insomma sì. La regia è stata affidata a Letizia La Martire e poi c'è Diodato che ha scritto questo pezzo per te, che è l'uomo dietro il campione. Com'è sentirsi in una colonna sonora? Non ti nascondo che ho pianto come un bambino, perché comunque sono quelle cose che ti toccano profondamente. Poi lui ha scritto una poesia, no? Alla fine non ha scritto una canzone. E quello entra ancora più dentro nella tua vita. Ecco, allora entriamo un po' dentro la tua vita. Vuoi? Uh-huh. Io procederei cronologicamente un po' come si fa nel film. Ok. Ora, campione, va bene, questo film inizia con un vetro rotto in un'officina. Quanti vetri hai rotto con le pallonate nelle officine di tuo padre? Guarda, non ho idea, ma, ma tanti perché... Ovviamente io giocavo contro questa parete, questo muro, e a fianco c'era questo portone dell'officina di mio papà, e ovviamente quando provavo le punizioni ogni tanto spaccavo i vetri. Poi arrivavano le punizioni, quelle di tuo padre? Poi no, il problema era recuperare la palla velocemente prima che lui me la prendesse, perché sennò poi non me la dava, e per cui recuperare la palla e scappare. Certo, allora lì ti facevi le gambe. Imparavi a essere veloce. Possesso palla, tutto. Vero? Lì c'era tutto. C'era tutto. Senti, a proposito di cose rotte, andiamo subito al tasto dolente. Non hai rotto soltanto i vetri dell'officina, ti sei infortunato pesantemente due volte. La prima volta subito, a 18 anni, 17-18 anni. Sì. E la seconda a 35. Ora, nella prima... Il primo infortunio, uno pensa che è ancora tutto da dimostrare, no? C'è una strada lastricata di oro e di fisioterapia davanti a te e devi marciare. La seconda avevi già un'età in cui, potendo, mi ritiro a vita privata. Sì, devo dirti la verità, c'è stato un momento in cui l'ho pensato, perché il mio sogno era quello di andare ai mondiali in Corea e Giappone, no? Il 2002. E quando purtroppo ho subito quell'incidente lì, ho detto sì, forse è meglio chiudere qua. Cioè, ormai non ho più speranze, perché mancavano pochissimi mesi al mondiale. E per cui mi ero veramente abbattuto, no? E diciamo che avevo pensato veramente di chiudere tutto. E poi cosa ti ha spinto? Poi se passa la rabbia, passa il momento, e quando hai delle persone che magari ti sanno anche consigliare intorno, come è successo a me, cambi completamente la tua visione, torna la voglia di rimettersi in gioco e di sfidarsi per tornare a sognare ancora. Per cui ho detto no, io voglio andare fino in fondo, e anche se mancano pochi mesi,
però voglio fare questo percorso a mille all'ora, ed è quello che ho fatto alla fine. Tu usi delle parole molto precise che sono visione e percorso. E allora poi mi chiedo quanto, oltre alla fisioterapia che ti aggiusta il legamento, quanto poi la cura della parte interiore, della parte spirituale sia stata importante per te? Ma io credo che sia fondamentale in ogni situazione. Vabbè, io ho ovviamente usato quella in quel momento, ma credo che possa tornare utile a qualunque persona, no? Spesso quando succedono queste sofferenze, queste tristezze, uno spera sempre che arrivi qualcosa da fuori, no? Siamo abituati a pensare così. Invece a me il buddismo ha insegnato che tutto avviene da una trasformazione interiore nostra, da un cambio di atteggiamento e di vedere come quella difficoltà, quella sofferenza, come un'opportunità per tirare fuori qualcosa che abbiamo dentro. Poi quando ci si può appoggiare su dei bastoni solidi, forse le cose riescono meglio. E tu hai una famiglia che ti ha seguito spesso. È stata un'altra grande fortuna della mia vita, no? Guarda, vediamo una scena del film, così capiamo quanto pare è stato fortuna. Tanto triste quel Tosoli. C'ha bisogno di noi. Dobbiamo attendere. Ha bisogno della sua famiglia. E sperare nel ripescaggio. Non andare là. Veramente finiti, no? Però è un disastro, ci siamo persi. Quel mulo del tassista ci ha fatto fare 3 volte il giro in New Jersey, lo conosco meglio di Caldoni ormai. Mio padre riesce a farci litigare anche qui, questa è la verità. Allora, voi non lo sapete, ma mentre andava la clip, Roberto ha chiuso gli occhi e si è tappato le orecchie perché l'emozione di questa scena è troppo. Sì. Ti commuovi. Roberto, non la possiamo finire così che piangiamo tutti. No. Vabbè, che quel toso lì era triste, quindi la famiglia ha preso bagagli. È che quando c'è di mezzo la famiglia, il mio maestro, mio padre, insomma, succede questo. Va bene, allora andiamo da un'altra famiglia, che è quella che sei stato così bravo a costruire. C'è una persona nel film che è anche qui, che è tua moglie Andreina, che è quella veramente una colonna portante. Assolutamente, è stata fondamentale per la mia vita e per quella della mia famiglia. Ecco, parliamo anche dei tuoi figli, perché Valentina la vediamo nel film, ha una piccola parte, in realtà in un ruolo perfetto, no? Perché è un... Vabbè, non voglio spoilerare, però insomma ve ne accorgerete. E poi ci sono i tuoi figli, Mattia e Leonardo. Ora ci si aspetta che da un campione del genere i figli maschi abbiano il pallone attaccato al piede. Com'è stato per loro? Ma io ho sempre lasciato libera scelta, no? Se uno sente di fare qualcosa, credo che poi lo fa con passione, no? Quando noi obblighiamo i figli a fare qualcosa che magari piace a noi, inevitabilmente fanno l'opposto. Allora, per non sbagliarmi, ho sempre lasciato fare quello che volevano. Loro giocano, si divertono, però hanno altre cose, no? Come è giusto che sia, ognuno ha le sue. Ma certo, poi devo dire che è strano perché uno pensa a te che sei proprio il prototipo del calciatore con lo yacht, con la Lamborghini, che fa vita glamour. Regia, mi mandi per favore quella foto. Allora, questa è l'account Instagram di tua figlia Valentina. Sì. Il Divin Pandino. Roberto, una Ferrari, una Lamborghini, una cosa un po' più... No, una Panda. No, perché a me serve quando vado in giro per casa, mi è più utile questa, assolutamente. Poi ci posso mettere qualunque roba. Va bene, ti piace la tua vita di adesso, abbiamo capito che te la sei cucita molto, su misura. Sì. Senti, torniamo al film, a proposito di cucirsi una vita su misura. Andrea Arcangeli, che ti interpreta, ogni tanto ci ha lasciato in confusione perché non capivamo se fosse materiale d'archivio o invece scene girate. Siete somigliantissimi. Devo dire che veramente, a parte la somiglianza, ma è stato veramente bravissimo, un professionista incredibile, perché è riuscito a fare delle scene che proprio interpretava al 100% in tutto, nei movimenti. Ma il modo di parlare anche. Il modo di parlare, sì. Tu gli hai dato qualche consiglio? Ma no, abbiamo parlato diverse volte, ma io gli ho sempre detto di essere se stesso, di stare tranquillo, che comunque se l'avesse fatto con serenità gli veniva meglio, perché credo che poi le responsabilità, no, qualunque siano nella vita, no, non fanno bene a nessuno.
alla gente bisogna regalare la fiducia in loro stessi e basta. Che cosa bellissima regalare la fiducia. Beh, allora, c'è qualcuno che in una carriera come la tua ti deve regalare la fiducia, o la sua o regalarti la tua, e sono gli allenatori. Tu hai avuto due allenatori, nel film si vedono benissimo, che sono stati un po' l'angioletto e il diavoletto sulla tua spalla, no? Che sono Sacchi e Mazzone. Sì, c'è stata, vabbè, quegli piccoli episodi, ovviamente, nel Mondiale degli Stati Uniti con Sacchi, e poi c'è la parte, vabbè, con Carletto Mazzone, a cui io sono ovviamente legato, perché è stata una persona importantissima, perché mi ha, tra virgolette, recuperato in un momento in cui io non trovavo squadra nel 2000, e con cui ovviamente si è creato un legame molto bello, molto sincero, spontaneo. Era quasi un secondo padre, no? Guarda, vediamo una scena del film così per capire anche come è stata raccontata questa. Ma con un tocco io come faccio a saltare l'uomo? Cosa dici, Roberto? Se ogni volta che tocco la palla io la devo dar via di prima, come faccio a fare, non so, un dribbling? Tu lo sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero? Sono fuori ruolo, mister. E non so che dire, io mi sento escluso dal gioco così. E abbiamo perso con l'Irlanda. Lo so. Però te, Roberto, devi star calmo, eh? Te ti devi fidare di me. Perché tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Ti dai il meglio se sei al centro della squadra. In quella situazione lì non ce n'è per nessuno. Ma io ho solo bisogno di sentire fiducia intorno, come tutti. Tranquillo, perché qui finché ci sto io lo schema è uno solo. Tutti passano la palla a Baggio e te fai gol. Ti piace come schema? Ti piace come schema, No, vero. È stato un periodo meraviglioso con lui, ogni giorno era una battuta incredibile, non solo per me ma anche per i miei compagni. Infatti abbiamo ottenuto veramente dei risultati importanti proprio grazie al suo spirito. Cosa ti ha insegnato il pubblico invece? Perché tu arrivi che sei pieno di insegnamenti, no? Poi sul campo ci sono tanti occhi che ti guardano, e loro che cosa ti hanno insegnato? Ma io ho sempre pensato che la gente che veniva allo stadio era la parte, no, più sincera del calcio, perché comunque seguivano la loro passione, il loro cuore, la loro squadra. È per questo che ho sempre avuto un grande rispetto. Guarda, ti voglio far vedere, abbiamo provato a seguire l'hashtag Il Divin Codino per restituirti anche un po' dell'amore che hai lasciato. Questi sono in tempo reale tutti i contenuti che si trovano online su le persone, gli addetti ai lavori, c'è Diodato, ma ci sono anche persone comuni, ci sono tuoi fan, c'è chiunque insomma in attesa di questo film, e hanno tutti un ricordo. Sono cresciuto a pane e pantaloncini, no? Ed è come se la memoria di tutti si condensasse in questa attesa, e chissà, poi magari si ritroveranno, no, con i loro ricordi nel film, nelle immagini del film. Però guarda quanta roba c'è. Tutto quello che hai visto è nelle ultime 4 ore. Mamma mia. Farti capire, no, la mole. Io sono abituato, devi avere l'Italia. Non so neanche come si fa a entrare, però. Troppo, troppo. Vabbè, un giorno se vuoi grazie. Un'iniezione di fiducia, di amore, così ti senti un po' giù, sappi che il Divin Codino, hashtag il Divin Codino, e trovi tutto l'amore dei tuoi fan. Ci sono foto d'epoca, c'è gente con la tua maglia addosso, ci sono... Quanti autografi avrai fatto nella tua vita sulle maglie? Qualcuno, sì, dai. Sì. Non tanta roba. No, eh? No. Allora ne abbiamo giusto 500 di là da farti firmare per i nostri parenti più cari, Roberto. Grazie, volentieri. Ma grazie a te, veramente. Grazie, perché ci hai regalato una storia meravigliosa. Grazie a tutti. Spero che vi possa piacere.
Ci piacerà sicuramente. Roberto Baggio, signori, in attesa grazie di vederlo il 26 maggio su Netflix con la sua storia Il Divincodino. C'è un'altra grande protagonista di questo film, che è la musica, che ci ha aiutato ad entrare così bene nelle atmosfere degli anni che vengono raccontati. In una scena del film, Roberto, tu entri in un negozio di dischi e sarà un momento molto importante nel racconto, e in sottofondo si sente Self Control di Raf, che era un successo proprio di quegli anni. Ecco, ce l'ha regalata in una sua versione insieme agli Altar Boy, Malika Ian. Ce l'ascoltiamo. Ritorniamo nella nostra area di rigore Netflix con, come dire, il corpo e l'anima di questo film. Andrea Arcangeli, protagonista, Letizia Lamartine, la regista del Divincodino. Benvenuti, ragazzi. Sì. Grazie. Come state? Siete pieni di conferenze stampa, di messaggi da leggere sui social? Un bel momento, eh? Beh, molto emozionante. Poi chiaramente il film ancora non è uscito, quindi c'è anche la curiosità di capire, insomma, come verrà percepito. Molto emozionante. Più emozionante adesso attendere, visto che l'hai fatto, o quando ti hanno chiamato e ti hanno detto guarda, dovresti fare Roberto Baggio? No, ecco, è stato uno dei momenti più difficili della mia vita, quello. E, no, sì, quando
mi hanno chiesto di fare questa cosa, ero abbastanza sicuro di dire di no. A un certo punto mi sono detto, non, forse è una sfida troppo grande, forse nessuno può fare Roberto Baggio. Poi in realtà mi sono fidato dei produttori, mi sono fidato di lei, e trovarmi adesso a promuoverlo in realtà è una liberazione enorme, perché so che insomma, il grosso è alle spalle. Ora il film diventerà di dominio pubblico, per cui poi ognuno potrà dire quello che vuole, però in generale quello che ha lasciato a me questo film vale tutti gli sforzi fatti. Quale parte, Andrea, ti preoccupava di più? Quella della preparazione fisica, nel senso che se dovessero chiamarmi per dire domani fai un calciatore, cosa che non accadrà mai, io probabilmente inizierei a palleggiare, però per Roberto invece c'è tutta una parte interiore anche da sviluppare. Sì, sì. La primissima cosa che ho fatto è stato comprare una palla. Ho comprato una palla rossa, mi ricordo, e ho detto vabbè, inizio a palleggiare. No, è veramente. E sì, no, poi a un certo punto, quando poi mi hanno chiesto di fare questa cosa, io stavo finendo di lavorare su un altro progetto che mi avrebbe tenuto occupato per molti mesi, quindi io per molti mesi sapevo che avrei dovuto fare questo film, ma non potevo dedicarmici perché stavo facendo altro. Per cui è stata una sofferenza, anche perché poi più passavano i giorni, più mi rendevo conto della mole di lavoro che andava fatta per un personaggio del genere, dal punto di vista sia fisico che psicologico. Insomma, fisicamente mi devi mettere su un fisico di un certo tipo, e abbiamo fatto 5 mesi di allenamenti in campo con 2 preparatori atletici. Insomma, io ho sempre giocato a calcio nella mia vita, ma non a questi livelli, per cui insomma il lavoro sarà complesso. Il lavoro era complesso, mi viene a dirlo anche alla regista Letizia Lamartine, che voglio dire, Letizia, tu ti sei confrontata con la memoria collettiva di un paese intero, tutti quanti abbiamo nella nostra testa le immagini di quegli anni, come si fa a ricostruirle? Allora, abbiamo studiato tantissimo, io approfitto per ringraziare tutta la troupe, perché poi è veramente questo un lavoro collettivo, però in partenza c'è stato veramente uno studio di mesi fatto sul materiale di repertorio, ma frame by frame, perché un po' vedendo anche soprattutto il film dei mondiali del 1994 ti rendevi conto che era molto, troppo vivo il ricordo di immagini iconiche. E quindi, diciamo, il mio lavoro è stato quello di cercare di avvicinarmi anche al look televisivo, di come siamo abituati a vedere noi quelle partite, attraverso l'utilizzo appunto della Betacam, una macchina da presa perché televisiva degli anni 90. Noi stiamo vedendo, eccola, nel frattempo una ricostruzione del Rose Bowl, che è lo stadio in cui si è disputata la finale di Brasile-Italia, che è stata ricostruita questa finale, tutta vero? Ricostruita. E quindi diciamo il tentativo era quello di ricostruire delle immagini che tutti conoscono e in alcuni momenti comunque lasciare spazio alla narrazione, quindi dilatare alcuni momenti, forse anche tra quelli più emozionanti, quindi quella era la sfida continua. Avete parlato entrambi, immagino, con Roberto Baggio. In che modo vi ha consigliato, sia per, insomma, Andrea per la recitazione che Letizia per invece lo sviluppo del racconto, no? In fondo è la sua vita. Ma Roberto ha questa caratteristica stupenda di essere una persona molto semplice, senza filtri, cioè quel poco che lui ha mostrato di sé, della persona, oltre il campione calcistico, è assolutamente coerente con la persona che lui è. E non potevamo aspettarci altro da una persona del genere se non una totale fiducia nei nostri confronti. E un po' noi siamo andati da lui anche sperando che ci potesse dare, sai, quei segreti sulla come sua faccio vita a fare te. Invece no, cioè lui non ha neanche una volta ha provato a dirmi fai attenzione a questa cosa, mi raccomando, no? Cioè lui, i suoi consigli erano proprio sul modo in cui avrei dovuto vivermi questa esperienza. Cioè, sii felice mentre la fai, ed è una roba che solo, cioè, che solo Roberto Baggio ti poteva dire, per cui dal mio punto di vista forse lui è stata proprio la persona che mi ha scaricato di tutta la responsabilità che avevo sulle spalle,
cioè paradossalmente proprio lui, la persona che io interpretavo. E mi ricordo questo momento che è molto semplice, ma per me è stato molto bello. La sera prima di iniziare a girare, insomma, il primo Chuck, dopo 5 mesi che ci preparavamo e i problemi alle gambe, e lo studio della sua cadenza, arrivi a un punto di non ritorno, cioè la mattina dopo ti devi svegliare e vai sul set. E sentivo di dover un po' sfiammare, di fare qualcosa, ho chiamato lui, senza dirgli nulla, cioè l'ho preso, l'ho chiamato, poi ho bisogno di una voce amica, cioè, non di qualche consiglio dell'ultimo secondo, ma io sapevo che lui avrebbe trovato in qualche modo le parole per tranquillizzarmi. E lui è uno che ha avuto la responsabilità addosso per tutta la sua vita, sì. Per cui nessuno meglio di lui poteva sapere che cosa significa ritrovarsi alla vigilia di un giorno importante e tutti hanno gli occhi puntati su di te. Per cui alla fine io lo ringrazio per essere, ho la presunzione di dire, essere diventato anche un po' un mio amico. Che bello, che generosità. E Letizia, con te invece ti ha raccontato qualcosa che voleva che assolutamente ci fosse nel film, qualcosa che assolutamente ha voluto tenere per sé e che quindi non ci dirai, giustamente. No, diciamo che la cosa più grande che Roberto ha fatto per noi è stata la sua accoglienza, innanzitutto. Perché quando l'abbiamo conosciuto insieme, io e Andrea eravamo veramente terrorizzati all'idea, insomma, di avere questa grandissima responsabilità. Poi è bastato il suo veramente accoglierci nella sua storia personale e da lì in poi abbiamo dovuto in qualche modo mettere da parte tutte le nostre paure e in qualche modo andare dritto, portare a casa l'obiettivo e impegnarci fino in fondo, anche perché Roberto ha una convinzione profonda e bellissima che ognuno di noi deve e il suo obiettivo principale è esprimere al massimo il proprio potenziale. E quindi questo è stato l'insegnamento che più di ogni altra cosa in qualche modo ci ha permesso di fare un lavoro difficile e faticoso, ma allo stesso tempo sereno. Quindi la serenità di Roberto che ci ha permesso di veramente di fare questo film non solo con impegno, ma anche con gioia. E poi rispetto alle cose che non ci sono state cose che lui voleva o voleva togliere, assolutamente per lui era molto più importante quello che c'è stato dietro. Io sono rimasta sconvolta quando ho visto il film con lui, a un certo punto ci sono delle scene forse tra le più dolorose della sua vita. E sono rimasta incredibile, cioè sono veramente sorpresa dal suo non aver paura di affrontare, di riaffrontare quei dolori. È veramente un grande campione che non ci ha chiesto dov'è il mio gol quel giorno, ma era felice che in qualche modo dal suo film potesse essere un insegnamento per chi l'ha seguito, ma anche per i più giovani, per quelli che lo conosceranno, i nuovi ragazzi, insomma, i ragazzi che conosceranno anche attraverso il film questo personaggio. Beh, io il film l'ho visto, ovviamente, e devo dire che siete assolutamente riusciti a entrambi a arrivare al 100% del potenziale di una storia del genere e del suo racconto, della sua narrazione, quindi complimenti da parte mia, in attesa di ricevere i complimenti di tutti quelli che lo vedranno il 26 maggio. E a proposito di calcio spettacolare, vi regaliamo adesso un momento in collaborazione con Diadora in cui show e sport si uniscono alla perfezione. Quello che state per vedere è il risultato della fusione tra tecnica, palleggi acrobatici, ore e ore e ore di allenamento e ovviamente un controllo palla fuori dal comune. Chissà se Roberto è qui in giro e magari si vuole cimentare anche lui in qualche palleggio. Stiamo parlando di calcio freestyle, una nuova disciplina. Io vi lascio con questo piccolo show break e torniamo a parlare del film.
E io ringrazio i freestyler che si sono appena esibiti, ho i loro nomi, Anastasia, Lorenzo, Manuel e Swan, e torno dai nostri protagonisti, da Andrea Arcangeli che ha interpretato Roberto Baggio e da Letizia Lamartire che è la regista del Divin Codino. Allora, ormai il film è chiuso, è fatto quel che c'era da fare, insomma abbiamo portato la pagnotta a casa. Questi giorni di attesa come sono? È un momento strano perché fino al 25 maggio diciamo che il film è ancora nostro e cioè, si crea una bolla anche mentre sei sul set e in cui ci si fida a vicenda, il film lo si fa tra di noi. Poi dal 26 improvvisamente diventa di dominio pubblico, per cui tu in qualche modo a un certo punto non hai più... Non puoi più mettere bocca a quello che hai fatto. È strano, è un momento strano, però paradossalmente c'è proprio una cosa che a un certo punto ho letto, forse se non sbaglio nell'autobiografia di Roberto, insomma tutto nel periodo in cui cercavo di assimilare il più possibile, e mi chiedevo costantemente come faccio, come farò a gestire la responsabilità di questo momento. E c'è questa cosa che lui scrive, l'importante alla fine è sapere di aver fatto il massimo, e io sono felice di questo. Come sempre il percorso è la parte più interessante, no? L'arrivo, certo, a un certo punto può passare in secondo piano. Letizia, tu non ti svegli di notte pensando quella scena l'avrei potuta fare diversamente, ma tornando indietro sposterei quella camera? Ma questo è sono pensieri che mi accompagneranno sempre nella mia vita. Tra vent'anni. Assolutamente, ma non solo su questo progetto, con quelli miei precedenti e quelli futuri. Però è anche vero che sono sempre analisi che uno fa fondamentalmente per migliorarsi. Io in realtà sono contenta del film, sono emozionata in attesa di capire insomma come verrà percepito, come verrà visto anche, però allo stesso tempo sono anche molto serena. Va bene, aspettiamo il giudizio di pubblico e di critica, ma insomma dormiamo tranquilli. Ti faccio vedere una frase di un tuo collega, perché vorrei che la commentassimo insieme. Il tuo collega è Francis Ford Coppola, che dice: se non ci si prende un rischio, allora come si fa a fare qualcosa di veramente bello che non è stato mai visto prima? Qual è stata la parte più rischiosa per te di questo film? Accettarlo. Una volta che hai detto sì. Innanzitutto. Nel senso che mi piace chiamarlo coraggio, in realtà è un po' follia, perché chiaramente sono contenta e ringrazio veramente in primis Marco e Nicola De Angelis e Netflix Mediaset per questa opportunità. Chiaramente il primo approccio è stato, come diceva Andrea, è veramente un film troppo grande, troppo... c'è troppa responsabilità, un personaggio così amato. Poi Roberto Baggio è l'idolo del mio papà, quindi io conosco anche dal punto di vista, il punto di vista dei tifosi, di coloro che lo amano follemente. Poi a un certo punto c'è stata una parte di me, quella forse un po' più folle, ma anche qualcosa che mi diceva: è un'occasione unica, prendila e vivila. E allora ho detto sì, ho seguito quella mia parte, quell'istinto che mi ha portato a dire sì, lo faccio e cerco di farlo al meglio. Per fortuna che hai detto sì, se poi posso guarda, dire. Cioè, una cosa che abbiamo condiviso insieme, a un certo punto sarà anche un'altra cosa che ha detto Roberto. Noi trovavamo le risposte di cui avevamo bisogno nelle parole che Roberto ha detto nella sua vita. E lui, su questo rigore, insomma, continuano a chiedergli, è proprio la sua croce, lo sarà per sempre, forse anche più di quanto in realtà non si meriti. E a un certo punto lui dice giustamente: i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Cioè, penso che in questa frase ci ha racchiuso tutto quello di cui... C'è tutto, c'è l'essenza dello sport, c'è l'essenza di prendersi delle sfide nella vita, di crescere, c'è veramente... Certo. E affrontarle con responsabilità, sì. Perché noi insomma ci rimettiamo anche a poi quello che sarà il giudizio, assumendoci le nostre responsabilità. Va bene, io vi difendo al photo finish, alla moviola, a quello che volete. Va bene. Grazie mille ad Andrea Arcangeli e a Letizia Lamartire, grazie, in bocca al lupo per l'uscita del film. Il 26 maggio siamo lì, tifiamo per voi. Grazie mille.
E ve la ripeto questa data, il 26 maggio il film Il Divincodino sarà disponibile sulla piattaforma, su Netflix, quindi potrete tutti gioire, emozionarvi e commuovervi come abbiamo fatto noi che abbiamo già visto il film. C'è una parte molto commovente di questo film che è la sua colonna sonora, la main song del film l'ha composta un altro numero 10 che è Diodato, che ha molto in comune con Baggio perché sono entrambi apparentemente molto riflessivi, le famose acque chete che una volta che salgono sul palco e in campo invece voglia tirare colpi in porta. E la canzone è molto molto emozionante, Diodato ce ne regala una sua versione in una performance acustica proprio qui dallo studio in cui abbiamo chiacchierato di questo film. Il titolo è L'uomo dietro il campione, vi aspettiamo il 26 maggio e questo è Diodato. Più di 20 anni in un pallone, più di 20 anni ad aspettare quel rigore, per poi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino, che a noi già quello sembrava un segno divino. Era cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito e poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. Era cadere e rialzarsi ascoltando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere mai l'uomo dietro il campione. E poi c'è tutta la passione, quella cieca e folle determinazione, che la destinazione a volte è un'ossessione, e cicatrici e trofei a ricordarti chi sei stato e cosa sei, e maglie stese ad asciugare sul filo di un destino che oggi può cambiare. E lì a cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito per poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. E poi cadere e rialzarsi accettando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere il campione. Che poi Roberto in fondo tutto questo amore è pure figlio del coraggio di quel campione che toccava ogni pallone come se fosse la vita. Lo so, potrà sembrarti un'esagerazione,